È da un po' che non facciamo gara col pubblico, penso da un anno e mezzo ormai. Io la sento questa cosa, mi sento proprio, cioè con il pubblico mi diverto anche un po' di più. A Budapest non c'era praticamente nessuno, c'erano solo le squadre e gli atleti, quindi poi questo impianto qua non ci sono mai stato, è un bellissimo impianto. C'è un sacco di gente, un sacco di ragazzi che fanno il tifo e è una cosa molto molto bella e a me fa molto piacere. Fino adesso un periodo molto difficile senza pubblico, siamo stati sempre abituati bene in Italia, si fa sentire molto caloroso e ci sta sempre dietro il tifo come parte iniziale della gara. Sicuramente facciamo fatica a sentirlo durante la gara perché l'acqua non ci permette di sentire il pubblico, però adesso per fortuna sembra esserci di nuovo la possibilità di avere pubblico e avere un tifo pre-gara ti dà quel brivido, quell'adrenalina in più che comunque ti fa la differenza molte volte in una gara. Quindi sicuramente una parte, un 10% in più in una preparazione può fare soltanto il pubblico della gara prima e siamo pronti per riaverlo noi, sempre. Era ora, anche perché è un anno e mezzo che gareggiamo senza nessun tipo di spettatore, a me fa molto piacere e penso possa essere una marcia in più per cercare una prestazione ancora più elevata. Beh, sicuramente le gare senza pubblico perdono qualcosa, anche gli europei adesso sono stati sicuramente molto belli, entusiasmanti, però col pubblico sarebbe stata un'altra cosa secondo me, quindi anche questo piccolo assaggio, poi ci sarà quello dei Sette Colli, sarà un po' un ritorno alla normalità e sicuramente fa piacere. Ovviamente siamo felici di tornare a gareggiare, il nostro hashtag era Let's Race Again, quindi tornare tutti quanti a gareggiare, siamo anche felici di vedere il pubblico a bordo vasca. Lo volevamo tutti, abbiamo mantenuto tutti i protocolli di sicurezza, tutti col tampone, abbiamo creato una sorta di bolla, diciamo, però vedere il pubblico a bordo vasca riempie il cuore veramente a tutti quanti. È sempre bello gareggiare con il pubblico, adesso per la prima volta dopo praticamente un anno e mezzo ho rivisto un po' il pubblico, al Sette Colli sono molto contento che ci sarà. Alla fine mentre nuoti cambia poco, però è l'atmosfera proprio che c'è intorno che cambia tutto, quindi preferisco sicuramente con il pubblico e al Sette Colli tra l'altro i miei genitori hanno comprato i biglietti quindi saranno lì. Diciamo che agli europei è stato un po' particolare perché sì, c'era il tifo della squadra che quello lì conta, però non vedere nessuno sugli spalti, la piscina vuota faceva molto strano. Ora al Sette Colli ci sarà un po' di pubblico, quindi giochiamo in casa e il tifo sarà molto caloroso e un po' serve perché comunque quando sei sul blocchetto che stai per buttarti in acqua, vedere che l'Italia e le persone ti tifano è molto bello. Ma il pubblico è bello, nel senso è molto piacevole vedere tifosi, sentire il calore dei tifosi qui, come potrebbe essere molto bello al Sette Colli, anche rivivere una piccola parte di normalità. È ovvio che bisogna andare a piccole dosi e sperare che non succeda più, non ci siano altre ondate di virus. Piano piano potremo tornare finalmente tutti alla normalità e a sentire il calore dei tifosi.